Avanti, forza, alzati, che il bambino deve andare a scuola. Avanti, svegliati, che devi andare a scuola e il tuo padre si deve alzare. Ancora chi dorme? E allora, ti devi alzare, ti devi alzare. Ma sei il bambino che deve andare a scuola, perché mi devo alzare io? Tu ti alza pure, perché se ci alziamo noi, ti alzo pure tu. Allora, Alesca, alza la serranda. Ok. Un frullatore, Alesca. Ma perché tutti chiedi i tuoi voi? Ancora chi dorme sei? Avanti, vatti a lavare che la puzza la sento da qua. Poi si apre la serranda e apre la alza la finestra. Ma come la alzo la finestra? Alza la serranda e chiude la finestra. Che devo fare con la serranda? La finestra devi alzare, la serranda devi aprire. Ma come la apro la serranda? Minchio, non capisci niente come a tuo padre, preciso. Avanti, forza, lavate le ascelle. Senza fare gocciolare a terra che è tutto pulito. Nemmeno una gocciola voglio vedere. Ho finito. Lavatele meglio che poi a scuola la mescia sviene e vuole che venga accompagnato. Ho finito. Ah, si è finito? E che cammini con le ascelle tu? Lavate i piedi, lavate. Finito. Lavatele meglio che ogni volta c'hai un piede che ti fate più dell'altro. Avanti, ora lavate i denti. Ma ancora devo fare colazione. Peggio per te che sei in ritardo. Ora te lavi i denti e mi fai colazione. Che tardi. Avanti, forza, mangia veloce che ti devi lavare il biscotto e ti devi mangiare i denti. Beh, vabbè. Che devo fare? Mi sta facendo confondere, mi sta. La mangia, lavate i denti e ti mangia il biscotto. Aspetta che ora ci mando qua un messaggio al gruppo delle mamme su WhatsApp. Cazzo, come cazzo. Volevo dirvi che oggi mio figlio ritarderà un poco. Voi nel frattempo fate entrare i vostri bambini. A più tardi. Sei pronto? Oh, ma la vogliamo finire con sto bordello. Guarda che tuo figlio è in ritardo. Ma che stai dicendo che è in orario? È in orario di ritardo e ancora si deve lavare bene. Ma è da 4 ore che si lava, sta cambiando il colore della pelle. Avanti tu, forza, fatti la doccia. Ma se mi sono lavato tutto. E allora fate lo zaino. Ma se mi devo fare la doccia. Non mi interessa, te fai un zaino sotto la doccia, va bene? Allora, che tanto oggi è ginnastica sotto tutto, tu niente da dirgli. Allora se giochi a pallone fatto mettere attaccante. Ma che cazzo consiglio è? E c'è gennaio. Allora avanti, vestiti pesante che poi esce e sente freddo. Ma ancora c'è caldo, la gente va a mare. È arrivato settembre, capito? E quando arriva settembre c'è freddo. Quindi mettiti adesso il maglioncino di lana che ti ha regalato la nonna Pina. Ma è di lana. È frescolana. Quindi se sente caldo il maglino te lo gira al lato del fresco. E se sente fresco il maglino te lo gira al lato del caldo. Senti, vedi che all'uscita della scuola il bambino ce l'andiamo a prendere con cucchiaino. Squagliato. E allora tu fatti i fatti tu che il bambino a scuola deve essere equipaggiato, va bene? Allora, le mutande te le sei cambiate? Sì. Fammi vedere. Ma che ti sei messo le mutande del Batman? Sì, perché? E se ti succede qualche cosa arriva l'ambulanza e il dottore ti spogliano che ti vuoi vedere con queste mutande del Batman? Ma la fiore, giusto, vatti a cambiare queste mutande. Ma che vuol dire? Io pure ho le mutande del Batman. Ah sì? Tu ti ammetti le mutande i flash che a letto duri 3 secondi compresi citofonato. Senti mamma, vedi che io... Avanti, sei pronto? Vai. Mamma! Che c'è? A me la scuola inizia domani. E vabbè, tu cammina piano piano così a scuola ci arrivi puntuale. Vai. Una mattinata inutile, fici, una mattinata inutile.